Bentornati, terzo episodio di questa miniserie in Sì. cui vi raccontiamo quello che succederà a Siena il 3 luglio. 3 luglio, piena estate, in una data che è vicinissima ad un'altra data, che è quella Certo. del Palio di Luglio di Siena, ma il 3 luglio ci sarà una conferenza in quel di Siena, in una location che adesso scopriremo insieme, un po' ve l'abbiamo raccontato. L'obiettivo di questo episodio è quello di entrare un po' più nel vivo dell'evento, raccontandovi anche e soprattutto gli speaker. Esatto, parliamo della Sai Conference 2023. Noi siamo Yes. felicemente partner, media partner dell'evento. Saremo lì a Siena anche per incontrarvi. Quindi mi raccomando, andatevi ad iscrivervi. L'evento è open ed è un Sì. evento dedicato chiaramente agli imprenditori, ai manager che vogliono approfondire il tema. Quest'anno i due pilastri, etica e È futuro. futuro. Il sito dove registrarsi, intanto lo diciamo subito, è saiconference.it. Lì potrai trovare il modulo per registrarti. Tra l'altro ci dicevano dall'organizzazione che i posti sono davvero pochissimi, Rimasti, quindi po insomma, rimasti pochi posti, vi esatto. suggeriamo di fare in fretta. Sì. Saremo alla Certosa di Pontignano, che è in località Siena, quindi comunque un po' distante sicuramente il caos della città, Beh, del chiaro. palio, insomma, di grande fermento che porterà questo evento con sé. Partirà l'evento con uno speaker d'eccezione. Esatto, perché si coglie l'occasione di avere lì un grandissimo dell'intelligenza artificiale che è stato invitato e ci fa davvero piacere Sì. sapere che ci sarà. Stiamo parlando di Yann LeCun, che è uno dei tre vincitori insieme ad altri due grandi geni dell'informatica del famosissimo premio, il Premio premio Turing, Turing, Alan Turing. esatto. E la cosa bella è che si potrà assistere alla consegna di una laurea ad honorem direttamente a lui. E questi dettagli, insomma, poi vi racconteremo nel prossimo episodio dove entreremo in maniera dettagliata sul programma. Quindi se vuoi e se sei curioso di vedere direttamente il programma, fai switch sull'evento successivo, sul video successivo dove trovi tutti i dettagli. Yes. Ma qui guardiamo un po' chi sono i personaggi che potrai incontrare lì a Siena. Abbiamo detto di Yann LeCun, Sì. troveremo anche Fabrizio Bernini, che è presidente di Confindustria Toscana Sud. Esatto, poi ancora abbiamo direttamente da Deloitte Bianca Detefe Herb Herb, esatto. e per gli attenti agli appuntamenti di questa miniserie abbiamo intervistato Bianca davvero qualche giorno fa, trovate il video anche sulla nostra piattaforma, su iPlay e sui social. E poi due dei fondatori della comunità del SciHub, vale a dire l'Università di Siena, insieme a Fondazione MPS. Per l'Università di Siena avremo e conosceremo Giovanna Dimitri, mentre per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ci sarà con noi Marco Forte. Esatto, andiamo avanti sempre con un altro grande ospite che abbiamo intervistato qui in questi schermi. Mi riferisco a Walter Fraccaro, cioè il presidente della fondazione SciHub, e poi ancora una persona che davvero non vediamo l'ora di Sì, incontrare. perché parliamo di Pascal Fung, che lei è di Cursed, un'azienda molto importante nell'ambito dell'AI. Sarà molto interessante confrontarci anche con lei. E poi due voci esclusive, perché il primo è sicuramente noto perché l'abbiamo già ospitato all'interno della nostra piattaforma iPlay, all'interno del nostro podcast. Parliamo del presidentissimo Marco Marco Landi, Landi, che certo. insomma parteciperà ad una tavola rotonda molto importante. Prossimo video per i dettagli. E poi Poi avremo a Siena Fabrizio Giacomelli di Media Media Voice, Voice, poi esatto. ancora ci sarà Riccardo Nencini, ovvero un referente della Commissione Cultura del Senato. E in E chiusura ancora? ancora un rappresentante del Biotecnopolo, parliamo di Rino Rappuoli, è anche una rappresentante di Gate 4.0 e faccio riferimento a Lorna Vatta. Insomma, questi alcuni degli speaker della sessione plenaria, ma ci Esatto, seguiranno corretto. anche un sacco di workshop. Esatto, lo vedremo nel prossimo video in cui andremo ad esplorare il programma. Questi erano i super ospiti che saranno lì il 3 luglio in quel di Siena, nella meravigliosa Certosa. Noi chiaramente saremo lì ad accogliervi, a realizzare tanti video, tanti contributi che poi potrete vedere, altre interviste.
e nel main stage, chiamiamolo così, avrete la possibilità di ascoltare i super ospiti che vi abbiamo appena presentato e chiaramente assistere alla cerimonia di consegna della laurea ad onore Maya Io Lecano. direi di fare un ringraziamento complessivo e generale anche a chi ha patrocinato e sta patrocinando questo Assolutamente. evento. Parlo appunto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Confindustria Toscana Sud e la Fondazione SciHub. Ancora? E poi ancora abbiamo l'Università di Siena, TLS, Toscana Life che Science. sarebbe Toscana Life Science, esatto, e il Comune di Siena. E visto che insomma gli eventi si fanno, ma servono anche gli sponsor, è Certo. giusto che dare merito a loro e quindi ringraziamo Questit, HPA Math to Innovate, gruppo E. E poi ancora Silog e Data Tellers. Beh, mi sembra che Pasquale abbiamo chiuso anche con la ciliegina sulla torta. Noi non vediamo l'ora di incontrarti, fai cenno, insomma così ti veniamo incontro e ci Chiaro. prendiamo magari un caffè insieme. Assolutamente. Prossimo video guardiamo il programma. Ciao! Ciao.